Signori, cala la notte più buia qui in Giappone. Ed è il momento del 4 contro 4. I primi ad entrare sono i membri della Russo Inc. Ed eccoli qua, fierissimi. Corporate Omega, Hatcher, Connor Il e Rowdy Rowdy Force. Signori, come era stato annunciato nel segmento tra dove lo stesso Niklaus ha scelto la stipulazione, non ci sarebbero stati né Eddie Dixon né Prometheus, dato che Prometheus ha già. subito un infortunio leggero, ma comunque un infortunio dopo il match per il titolo Inter contro Niklaus, mentre Eddie Dixon è stato rimosso dal match da parte dello stesso Niklaus perché ha perso Questa era contro la regola Rowdy. della sopravvivenza. Esattamente. Beve un sorso d'acqua Omega prima di questo match. Signori, Rowdy viene lasciato un attimo nelle retrovie momentaneamente. Entrano i membri di maggiore spicco, potremmo dire, della Russo Inc. Si battono il pugno i due bone splitting machines. Esattamente. I tre wrestler con più vittorie della Russo Inc. A guidare c'è, una volta campione internet e detentore, primo detentore della Path of Glory, dall'altro lato invece il tag team con il regno più lungo della storia. Entra. Entrata del gruppo. Che entrata. Entra la Russo Inc, signori. Non so cosa aspettarmi da questo match. Un putiferio. È Basta. verissimo. Basta. Si carcano i membri della Russo Inc. Aspettano i loro avversari. Signori. Entra la Russo Inc. Yosef Omega. qua si vede pronto a ricevere i suoi avversari. Cala Cala il buio più totale, non il si vede buio più più totale, niente non si vede nell'arena. nulla. Mamma mia, il fumo. Mamma Che mamma mia. entrata. Signori, entrano coloro che portano la rivoluzione in IPWE. Guidati da Niklaus, Reborn! eccoli qua. Mamma mia. Quanto fa paura di Klaus con sta tenuta! Aiuto! La Reborn è qui! Eccoli, mamma mia, carichissimi, pronti alla guerra. Mamma mia, quanto Elijah fighi, ed Eric, quanto! esatto, Elijah ed Eric al fianco del leader, il luogotenente, Alistair dietro. Esattamente. Alistair, anche lui, si mantiene un attimo nelle retrovie. Comunque lui l'ha fatto uccidendo quasi Vince Russo. Entrano. Colui che ha strappato il titolo al fratello è gli unici, insieme alla Japan Spride, ad aver schienato i Bone Splitting Machines. Già. Sottolineiamolo, perché non è una cosa da poco. Non è assolutamente una cosa da poco. Mamma mia. Non si vede più nulla, si vede solamente Omega. Ed eccolo, il campione Inter. Ma quanto fa paura, Dick, aiuto! È arrivato con il sangue già tra le mani, già sulla tenuta. Mamma mia. Elijah, pazzo schizzato come sempre. Signori, prepariamoci al match più distruttivo nella storia della compagnia. Here we go.
che questo putiferio abbia inizio. Mamma mia, il rosso contro il nero, il clan e il camo dei Punishers e dei Monfetti Machine è subito Niklaus e Yotzer. Oh, Niklaus dice fatti avanti. No. Attenzione, attenzione. Lo butta giù. Niklaus lo riprende, lo rilancia nel ring. Mamma mia. Irish Whip. Tenta già il tag. No. Tenta già il tag. No, Yosef dice di no. Lo porta lui all'angolo. Corre. Rapidissimo. Mamma mia, va abbiamo subito. Abbiamo visto il loro match fantastico a Stage 20. Candidato e vincitore come miglior match già. Senza stipulazioni. Attenzione. Già sappiamo che è un po' più agile. Mamma mia. Mamma mia, c'è subito nel ring. Ora corre. No, Niklaus passa dietro. Lo prende. Dragon Suplex, no. La potenza di Nick. La mamma mia. Lo rialza. Lo prende. E lo carica. Mamma mia. Esce subito Hatcher. Tag no. A Elijah. Tag a Elijah. Northern Lariat. Velocissimo. Velocissimo. Prende. Gomitata. Elijah rialza. Classica agilità con cui sono riusciti a battere Ebon Splitting Machine. Mamma mia, lo mette a terra, Lo porta all'angolo. Tadus! con l'assist! Già. Russian Leg Sweep. Solito lavoro sporco. E ora Elijah lo rialza. No, ma qua Hatcher dice no. Lo guarda, prende la rincorsa, pignone. Pignone devastante. Oh, Niklaus! E adesso è Niklaus. Lo distrae, Elijah ne può approfittare. Elijah ne approfitta da dietro il reverse DDT. Esatto, ottimo. Chiamavano il tag. Colpo di Elijah. Saga di cazzotti da parte. Parte di Hatcher. Da parte di Hatcher. Chop. Lo stand the body slam. Aia. E adesso lo va a massacrare. Butchering his head with his shots. Qua io ho notato che il pubblico sembra quasi dalla parte della Russo Inc, lo sai? Sono sicuro che in parte siano affezionati a Vince. Altro sì. Power slam. Classicone della Russo Inc. Uno. No, Derek. C'è Derek. Che va a salvare Yuto-san è stato investito da un trattore. E adesso bisogna per forza tifare. Chip shot di Yosef, che adesso lo porta all'angolo in modo sporco e brutale. Ma Elijah. No. Non è un'ottima zona in cui stare. Yosef lo prende. La tecnica di Omega. Si fa sentire. Signori, lo prende in questo stretch. Già. Calcione. Che calcione. Guardate, i membri della Russo Inc. si mettono tutti a lato per lasciare spazio al proprio leader. Lo guardano, lo osservano. Yosef riporta Elijah. Riporta. Che sembra non averne già più molta. Tutti chiedono il tag. Yosef. Yosef si vanta tantissimo qui. E corre da Elijah. Tenta un super kick. Veloce qua Omega. Mamma mia. Oddio. No, Yosef si è spostato. Va da Niklaus. Tadrus però interviene nel ring. Mamma mia, c'è tutta la Russia. Un casino della Madonna.
C'è un casino della Madonna. Elijah adesso. Ne Vada approfitta, Omega. ne approfitta, Prende prende e Omega. lo lancia via. Lo lancia via. Lo rialza ora. Superkick, Superkick, no! no. Gli dice fatti avanti, rialzati, rialzati. Mi Ancora. dice, come on, Lo come manda all'angolo e chiama un membro della Russo Inc. E ad entrare il fratello, cioè membro della Dino. Reborn. Scusate, c'è confusione. Madonna, sviene. Tenta il tag. No, no, no. C'è Tenta il Niklaus. tag. Joseph ora lo riporta. Oh, attenzione! Oddio! Oddio, oddio. Qua Niklaus non se ne è accorto, secondo No, me! secondo me invece sì, ma non gliene frega assolutamente niente a lui. Lui, e Oh! come tutti i membri della Reborn, non gli interessa mettere il loro corpo on the line, vogliono la vittoria. Boom, Pip! Spear. Si rialza. Niklaus! Niklaus, Mamma mia! DDT. Li Devastante! conosciamo questi due, li conosciamo e come. Vada Joseph, lo prende. Gut wrench. Power! Powerbomb. Centro del ring perfetto, Lo centro del rialza ring! un'altra volta. Irish Whip. Tenta una mossa in coppia, ancora con Ancora Elijah. Elijah. Ancora con Elijah. Lo prendono. Oh! Ping! Put devastante! Big boot devastante. Elijah va allo schienamento. E qui No, parte no, la no. rissa. Qui Cioè, parte la Arce. rissa. Qua parte Qui la rissa, parte. sì! Qua parte la rissa, sì! Oh! Adesso però Elijah la ora però. Reborn fa piazza pulita. Fa piazza Elijah! pulita. Elijah va a rialzare Joseph, che però evita, gli dice fatti avanti. No, 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 riesce ad evitare. Adesso ancora. Elijah lo prende, no. No, prende, no, non ci riesce. Joseph. Lo Oh. lancia dall'altro lato del ring. Mamma mia, Mamma mia. ancora al suo angolo. Joseph ha il controllo totale del match. Cambio d'accer. Cambia d'accere qua, forse non tenta una mossa in coppia. Velocissimi, sì. Sì, vada Rowdy. Ottimo lavoro della Russo Inc. Un'altra Ammazza. poppa power Mamma mia, io slam. non so come Elijah è ancora in piedi. Non lo so Non lo so nemmeno davvero. io. Rincorsa. Rowdy Pitch. corre. Dropkick stupendo. Dropkick stupendo. Tenta il tag. Ma è Elijah. Tagata Elijah dal Tagatadrus. Drus. Ginocchiata. Oh! Ginocchiata. Lo rialza subito. Lo rialza subito. Prende la Corre. rincorsa. Mamma Calf mia. kick in corkscrew. Rialza E un'altra volta. ancora. Ginocchiata. Tadrus Devastante e Brestler, Tadrus. fantastico. Va Para ora. kick. No. Punto. Punto. E lo prende ancora. Oh! No, Ma Rowdy non non si sembra fermano! sentirlo. Non si Oddio. fermano! Oh! Che scambio dei due! Mamma mia! Mamma Oh! mia! Lo stende. Tadrus si dice E fatti chiama il avanti, pubblico! fatti Gli dice fatti avanti. avanti! Lo prende. Irish Irish Whip! Passa passa sotto! sotto, Passa passa sopra. sotto! La shock! Attenta al No! passaggio! Ha No! Rowdy non sembra avuto! sentirlo! È L'ha adesso preso! segno! È adesso segno! L'ha Adesso segno! preso, Last shot! Uno! l'ha preso! No, 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 no! Rowdy c'è, Rowdy c'è! Ottimo scambio dei due! Ottimo scambio dei due! Mamma Mamma mia! mia! Colpi! Oh! Omitata! No! No! Rowdy c'è, Rowdy Rowdy c'è! corre! Lo prende! Classicone! Madonna, gli ha fatto fare il zero praticamente, un Già! 360 gradi perfetto. E ancora Rowdy adesso ne approfitta. Che Bellissimo! tecnica! Chiude un pin! Uno, Uno, due. due, No, 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 no. uno! Tadrus si rialza! Ma Rowdy! no. Rowdy, Rowdy ottimo, c'è. metodico! L'abbiamo visto, è riuscito uno di quelli che. Cioè, se non mi sbaglio, l'unico che è riuscito a vincere della Russo Inc. nei Esatto. match contro la Reborn. Esattamente. Rowdy potrebbe essere la chiave di volta per la Mamma Russo mia! Inc. E Mamma adesso lo mia! chiama, lo Lo chiama, lo chiama, lo chiama. invita a rialzarsi. Dopo Superkick! che Florida King! Kings
classico Ned Hardy. Non va a pinnare. Cambia Connor, il più fresco cambia probabilmente di tutta Connor, la contesa. Oh. Ed infatti sta dominando Thad Rus. Oh. Lo rialza Connor. Rialza Thad Rus. No, Thad Rus c'è. No. Non lo sente, non lo sente. Rig. Discoslime. Discoslime. Devastante. Connor però vuole uno dei due che l'ha sconfitto. Ed entra ancora Elijah. Entra ancora Elijah. E adesso si può. Adesso si può divertire. Adesso si può divertire. Oddio, lo lancia. Lancia all'angolo. No, Elijah arriva al tare. No. A vuoto. Oddio. Lo prende. DDT. DDT devastante. Ricorda la Egan Sakura di Motoda. Elijah tenta di prendere Connor. Jesus Christ. Assolutamente. Lo chiama. Lo vuole finire. Ginocchiata no. Elijah lo guarda. Oh, Elijah lo guarda. Bellissima. Ma sta in piedi. Allora ancora Elijah. Super kick. No. Lo gira. No. Tenta di ancora. Prenderlo. No, no. Elijah sta resistendo in qualche modo. Ora lo guarda. Lo prende. La shot. Shining Wizard. Last shot. Bellissima da parte di Knight. Potrebbe essere la fine. No. Ancora no. Niente. Ancora niente. Ancora nulla. Lo riporta all'angolo. Lo prende Running Bulldog. Deve fare attenzione. Sta all'angolo nemico qua Elijah. No, vuole tenerlo all'angolo. Lo guarda fisso negli occhi. No. Non ci sta. Oh, c'è Thad Rus. E c'è anche Nick Klaus. Già. Oddio. Hatcher. Thad Rus. Thad Rus. Ma qua c'è Hatcher. Che dice no. E mo voglio una mia parte anch'io. È un casino della Madonna. C'è Rowdy nel ring. C'è Rowdy. Nick Klaus tenta di entrare. Ma lo blocca. Aiuto San. Non mi ricordo neanche chi sono gli uomini. Gli uomini nel ring. I uomini legali sono Elijah e Connor. Te lo dico io. Già. L'ho ancora. Elijah. Alla fine lo tiene lì Elijah. Lo tiene lì. Colpo a Connor. Connor dice di no. Ancora. Colpo viene bloccato da tutti. Ma no. Connor. Big punch. E adesso mi sa che lo vuole chiudere. Lo vuole chiudere. Lo porta all'angolo Connor. Lo prende, sì, tag ad Hatcher, classica, e qua, tag ad Hatcher, bon splitter, uno, su Elijah. Due, e tre, Elijah. Abbiamo il primo eliminato, e adesso c'è Derek, e adesso, l'uomo legale è Thad Rus, ginocchiata devastante di Thad Rus. Va alle corde. Bele kick. Bellissimo. Cosa ha fatto qua? Lo prende. Cosa ha in mente? Oddio, lo chiude. Mamma mia. Che strana sottomissione da parte di Thad Rus. Ma no. Qua Hatcher c'è. L'ha preso in pieno. La Russo Inc. si è già guadagnata il vantaggio testata Thad Rus. Si rialza Thad Rus. Manco ginocchiata, mio Dio, Thad Rus! Quante ginocchiate! Devastante! Lo prende, lo gira. Fantastica! Terza corda per lui! Terza corda, shooting star! No! Lo prende Hatcher. Oddio. Thad Rus riesce ad evitare incredibilmente. Riesce ad evitare incredibilmente. Si guardano i due. Thad Rus lo prende. Preso. Schienamento 1.
2, 3. Claudio non ce la fa in tempo. Claudio non ce la fa in tempo. Claudio non ce la fa in tempo, ma entra subito nel ring. Mamma mia. Mamma mia lo stand. Mamma mia lo stand. E adesso Claudio ne approfitta. Claudio ne approfitta. Uppercut. Non sembra sentirlo. Ne va con un altro. Serie di gomitate. Vateli Tadros. Testata devastante. Tadros è un one man army. Lo lancia all'angolo. Lo vuole. Proprio un one man army. Lo lancia all'angolo. Al leader. Tag. Al leader. Questa farà Grace male. Per... Questa farà male. Put Big put devastante. Big put devastante. Vogliono continuare a lavorare Rowdy insieme. E guarda lo strangola. Oh, e sviene, lavoro. Sviene Rowdy, sviene. Sviene Rowdy, lavoro sporco qua. Calcione. Della Russo Inc. Ma Rowdy! Rowdy c'è! Oh! Rowdy c'è! Rowdy c'è! Oh, vada tentava Derek. Di colpire Derek! E che Russo! Se ne frega altamente! Mamma mia, per loro non esistono. Le regole per loro non esistono. E ora... Yos e Jenny Klaus. Bombizza. Lo stand. Rowdy. Oh, Rowdy. Rowdy si riprende. Rowdy si riprende. Dai, dai. Fatti avanti. Fatti avanti. Lo prende. Lo prende. Neckbreaker. Si rialza su. Madonna, Klaus non sembra sentire il colpo. Rowdy lo guarda. Gliene vuole fare un altro. Un altro neckbreaker. Tenta in qualche modo di tenere giù il leader della Reborn. Esattamente. Niente, Niklaus è infermabile. Niente, Niklaus è infermabile. Oh, calcio, no. Super kick, non va. Steso. Colpo steso. Devastante di Niklaus. Ecco, rip. Rip davvero, guardate con che cattiveria Niklaus va da lui. Con che cattiveria Niklaus lo prende. Va con erro. Che wrestler Niklaus. Assolutamente. Ora, sì. Va al suo angolo. Tagga Derek che finalmente riesce a entrare nel ring. Tagga Derek. E tag adesso Derek. Splash. No. Frog splash no. Rowdy corre. E lo chiama. Lo chiama. Mamma mia Rowdy. Lo chiama. Lo invita a rialzarsi. Classicone. Classicone di Rowdy. Canadian Neckbreaker. Terza corda adesso. C'è Tadrus. C'è Tadrus. C'è Tadrus. Va ancora da lui. Lo prende. Jesus. Il lavoro sporco della Reborn. Diciamo ripaga la Russo Inc. con tutta. Con la stessa moneta con cui ha fatto le esatto, cose. Esatto. Con gli interessi. Lo riporta al centro del ring. Ma Rowdy. Rowdy non ha intenzione di stare a terra. Uppercut. Tenta un altro Canadian Neckbreaker, sì. Un altro Canadian Neckbreaker. Assegno. Assegno. Non sta a terra, Derek. Lo prende Rowdy. Suplex. Oh, keeps going, keeps going. Bellissimo. Sequenza. Mamma mia. Grande sequenza di lo Rowdy. Lo richiama. Non vuole farlo andare al suo angolo. Infatti lo porta al suo di angolino. Tag Omega. Pignone devastante. Lo prende ora Yosef. Derek è in balia dei colpi. Questa mossa. Derek è davvero in balia dei colpi. Ancora. Tag di nuovo a Rowdy. Tag a Rowdy. Omega è, diciamo, la Russo Inc. in questo momento è metodica. È veramente metodica. Eh già, tag di nuovo Yosef. Lo tengono... lavorano insieme benissimo. Lo tengono bloccato all'angolo. Madonna Eva. Tagga Niklaus però. E di nuovo questi due puttana insieme. Puttana. L'Ariat. No. Lo guarda. E Omega stavolta gli risponde in pieno. Gli risponde in pieno stavolta. Risponde in pieno. E ginocchiate sul devastante del fratello o il cugino, non mi ricordo. Il fratello Omega vuole Tadrus, però Omega vuole Tadrus. Porca troia. Lo rialza.
Guarda Niklaus. Mossa sbagliata qua di Omega. E infatti ginocchiata. Ginocchiata, ginocchiata. Ginocchiata di Tadrus. Lo porta all'angolo. Corre. Oh, un'altra. Bellissima ginocchiata. Running Bulldog ancora. Running Bulldog. Rialza Yosef. Monkey Flip. Molto particolare il suo Monkey Flip. Tadrus. Come tutto il suo moveset. Esattamente, un ibrido incredibile. E Tadrus lo lancia all'angolo. Lo lancia all'angolo. E Derek! Derek! Oddio. Cosa ha fatto? Che fa? Che fa Tadrus? Oh mio Dio. Oh my God! Bellissimo inverted 450. Mamma mia! Contro il paletto! Contro il paletto! Gli fa vedere la supremazia della Reborn. Esattamente, però. No, Yosef si riprende. Yosef si riprende. Si riprende. Oh oh. Oh. Oh jeez. Lo appoggia! E si pulisce la scarpa. Stile Sweet Business. Esattamente. E si carica. Dice Tadrus non è niente. Tadrus è sempre stato il peggiore. Klaus è lì accanto a dare consigli a Tadrus. Torna nel ring. Lo prende, nel ring, i due si scontrano. E parte la rissa. Parte la rissa assoluta. Yosef. Come è no! Tadrus si sposta. Tadrus si sposta. La shot. No! La shot. No! Irish whip. Irish whip. Papa! Power slam. Power slam. Che sequenza dei due. Ma Tadrus! Tadrus si rialza! Tadrus si rialza! Prende Yosef! Yosef dice di no! Yosef dice di no! Corre! Irish Whip! Un'altra volta! Lo prende! Madonna! Bellissimo pignone da parte! Bellissima sequenza dei due! Che nei ring insieme sono fantastici! Classico di Yosef! Classicone! E sappiamo di solito cosa segue questa Death Valley Bomb! Sappiamo cosa segue. Sappiamo cosa segue. Va. Bullet train! No! No! L'aveva sposta. Preso! Tadrus l'aveva si preso! Sposta. Tadrus si sposta! Oh! Oddio! Oddio! Lo vuole fottere! Tadrus! Ci vuole! Provare! No! Oddio! Omega esce subito! Omega riesce ad uscire subito! Omega riesce ad uscire subito! Irish Whip! Reversal! A vuoto Yosef! Pignone! Oh, pignone! Dice chi è il migliore qui. Che fa? Oddio. Che tra fa? Tra i due che lo tentano di colpire. Mamma mia. Mamma che atleta. Mia. Che atleta che è Omega. Che atleta che è Omega. Lo colpo. Butta da un lato. Lo butta dall'altra. Lo butta dall'altra. Oh. Ma riesce a fare il taglio Alistair Tadrus. Oddio. Va verso Yosef entra nel ring. Tadrus passa dietro. Dropkick. Yosef. Mamma mia. Mamma mia. Che velocità. Che velocità. Derek si rialza. Lo prende. Mamma mia. Bellissimo. Oh! Che sequenza. Sequenza incredibile. Chiama Yosef. Chiama Yosef. Yosef. Vuole il tag. Vuole il tag con il suo vuole boss. Il tag. No. Non ci sta Yosef. Sweep in basso. Uno, due, e tre! Derek eliminato da Yosef. Derek eliminato da Yosef. 3-2. E adesso l'uomo legale è ancora Tadrus. Sì, ancora Tadrus. Infatti, parte e il conteggio. Penso che ne avremo ancora tra Yosef e Tadrus. Allora, parte il conteggio perché Tadrus era fuori dal ring. Tadrus! Dio! Dio mio, con che distanza l'ha preso. Va a tentare però di rialzare Yosef lo spinge via. Yosef è indemoniato in questo match. Spiera alla schiena. Devastante. Spiera alla schiena. Mamma mia. Adesso dai il tag a Connor. Dai il tag a Connor. Ginocchiata ancora. Tadrus ma ci prova. Distanza. A che distanza. Tadrus. No. Cosa? No. Oddio. Lo prende. Oddio. Lo richiama adesso. Lo richiama. Lo richiama. Spear. Spear. Da parte Spear. Sua.
No, vabbè. Tadrus! Vabbè, ma Tadrus cos'è? Tadrus cos'è? Man of the match! Sono rimasti Niklaus e il suo braccio destro. Esattamente. Porta dall'angolo. Tagga Niklaus. Cosa hanno in mente di fare? Oddio. Bellissimo! Neplaker Bomb! Schienamento qua. Uno. Due. No. Ancora no. Niklaus e Tadrus hanno usato la Neckbreaker Bomb, ma non basta ancora. Non basta. Tag, no. No, ancora. L'aria di Connor. Oh. Chop. Ancora colpo, no. Non li sente. Oh. No. Oh. Si colpiscono. Serie di colpi. Madonna mia. Ritegno. Niklaus ora lo prende. Madonna. Ginocchiata di nuovo. Ancora. Lo stand. Lascia leg sweep. Rallenta. Rallenta il match. Potremmo assistere a un classicone. Classicone. No. Connor c'è. Connor c'è. L'ho preso. Oh mio dio. Ehi! Oh! Non ci credo. È finito. Oh mio dio. Oh no. No, Niklaus, incredibile. Rowdy lo rialza e gli dice: Dai, prendilo. Anzi, no, lo prende lui. Ganadian, Neckbreaker. E ancora, mamma mia. Niklaus si riprende. Niklaus si è rialzato. Lo prende Klaus. Ora. Lo stende suplex. Lo stende con questo suplex. Lo rialza subito. Madonna mia, la potenza di Niklaus. Esatto. Che ora lo prende? Jesus. Dana Eva. Uno. No, vabbè, ancora. Ancora la Russo Inc. non vuole farsi mettere i piedi in testa. No. 3 contro 2 ancora in vantaggio la Russo Inc. Esattamente. Niklaus. Lo lancia via. Lo lancia all'angolo. Ancora all'angolo vuole distruggere. Una seconda volta. Lo vuole mutilare. Colpi. Oh. Mamma mia. Che potenza. Mamma mia. Qua è indeciso. Niklaus. Lo chiama Connor vuole farcela da solo. Connor vuole farcela da solo. Oh, oddio, no. Klaus. FTR. Oh, no. FTR. Assegno. Uno. Due. No. Ancora no. Niklaus. Va all'angolo. Sappiamo cosa fa da lì. Rebellion. Niklaus. Dopo la Rebellion. Gli apre la testa uno, in due. Due. E tre. E tre. C'è Rowdy. Adesso c'è Rowdy, infatti l'arbitro inizia il conteggio. No! Oh! Oddio! Rowdy. Scaltro. Lariat. Ma non più scaltro di Niklaus. Mi dispiace. Non più scaltro di Niklaus. Ora siamo arrivati a un 2 contro 2. Esattamente. Diciamo, Josef è il suo compagno e Niklaus è il suo più fidato compagno. Mamma mia. Esattamente. Tadrus adesso. Corre. No! Tentava uno splash. Rowdy dice di no. Tenta di prendere Tadrus. Lo lancia via. E ancora. Ancora. Jesus. Non vuole finire qui. Ancora. Non vuole finire qui. Ma non ne può più, Tadrus. Rowdy, come on. Rowdy si è rotto il cazzo di tutti questi keep up di Tadrus. Kick to the midsection. Pop, bomb. È qui. Taga Josef, gli vuole dare la vittima. Esattamente, lo vuole sconfiggere lui. No! Tadrus! Josef!
Mio Dio! Mamma mia! E dice: mamma mia. È finita per te! È finita! Kamigoshi! Kamigoshi! Nessuno è mai uscito! Nessuno! Kamigoshi! È finita! Oh, uno! No. Due! Tre! Oddio! Niklaus con... DDT devastante! DDT devastante! Prende Yosef! Tenta! No! A Chokes! No! È lui! Oh! È lui! È lui! È lui! È lui! È lui a fargliela! È lui a fargliela! Vuole finire all'angolo! Vuole finirla subito! Tagaraudi! Tagaraudi! Oh! I due! Doppio big boot! Double big boot! Double big boot! E adesso lo chiama e gli dice: finiamola qui! Finiamola qui! Tenta di... Oddio! È finita! Un'altra! È finita! Un'altra! Pop! Niklaus! Niklaus! Ma non è umano! Niklaus! Non è umano! No! Cosa? Niklaus! Oddio! Lo prende! Jesus, cosa è appena successo? Non ha subito una pop-up powerbomb di Klaus. Dice no, no. Lo porta all'angolo. Lo porta all'angolo. Terza corda. Oddio. 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 Madonna mia. Lo schianta. Lo invita a farsi avanti. Lo rialza. Rebellion. Rebellion. Questa è la seconda vittima della Rebellion Knee. Uno, due, tre. Finale 1-1. Omega e Niklaus sono uno contro uno. Uno contro uno. Niklaus lo prende. Madonna, Niklaus parte già. Non vuole aspettare ancora. No, che non vuole aspettare. Lo guarda. Backfist. No, Backfist. Omega blocca. Kamigoshi! Oddio, oddio, oddio. Cosa? Preso, dai! Uno! Due! Non si è mai liberato! Cosa? No! No! Cos'è appena successo? Niklaus è imbattibile. E Omega, secondo me, l'ha appena realizzato. Omega... No, non capisce come è possibile, nessuno si era mai liberato da questa mossa. Omega l'ha appena realizzato che suo fratello è veramente imbattibile. L'ha realizzato. Oh, Madonna Niklaus mia. Niklaus lo stende, lo guarda. Chiama il pubblico. Chiama Omega il pubblico. È rassegnato. Omega è completamente rassegnato. Omega è rassegnato. Black Tear. Lo rialza ancora. Madonna. Un'ultima va all'angolo, un'ultima Gesù finita. Rebellion uno, due. Non ci credo. La Reborn ha vinto. Sì, la Reborn ha vinto. Ma sai questo che significa? Che Vince Russo non sarà più il general manager dell'IPW. Oh mio Dio, io non so come reagire. Cioè, la Reborn ce l'ha fatta. Vince è stato il nostro general manager da tantissimo tempo. Uno, due, tre. E tre. Niklaus dice a tutti: ve l'avevo detto. Oh mio Dio, non ci credo. Non ho parole. Vince, che ci ha accompagnato da non so quanti, stage. Non lo vedremo più. Ma alla più. Fine. Niklaus ce l'ha fatta. Ha mantenuto la parola. Cioè, ragazzi, mo onestamente, in passato
Abbiamo visto gente, che ne so, come in Nexus, in WWE, promettere cose del genere. E non ci sono mai riusciti. O anche di recente. La rivoluzione. Di recente c'era stato il tentativo della Retribution, ma niente. Hanno fallito completamente. La Reborn invece, ragazzi, ce l'ha fatta. Ha vinto sulla nostra federazione. Oh mio Dio. Io non so se essere felice o triste, lo sai. Neanche io. Potrebbe iniziare un'era di caos più totale. Già. Signori, un po' forse con la mano in bocca, non so come prendere questa notizia. Andiamo al main event. Andiamo al main event. Signori, Niklaus se n'è andato. Il resto dei lottatori ed entra per l'ultima volta all'interno di un'arena IPWE. Colui che ha fatto di tutto per portare questa federazione al top. Colui che ha introdotto il titolo hardcore, la valigetta Path of Glory, il titolo Junior Heavyweight. Colui che ha ricontattato Sikismara per farlo ritornare. Colui che, insomma, ha fatto di tutto. Lui è il general manager sin dalla prima stagione di questa federazione, colui che nella prima stagione scelse l'avversario di Chris Michael, che fu proprio Corvo Nero. Signori, qualcuno che qui dentro ha fatto la storia. Vince Russo. Signori, l'addio di Vince Russo è una cosa che mi ero preparato a vedere un giorno, ma non mi aspettavo in maniera così brusca per colpa di un match. Comunque sia, signori, lasciamo parlare per l'ultima volta il più grande general manager, l'unico effettivo general manager di questa federazione che si vede, è rammaricato, è tristissimo. Non se ne vuole andare, si vede, completamente distrutto. Ma comunque, signori, sentiamo che cosa ha da dire per l'ultima volta Vince Russo. Beh, alla fine il momento è arrivato anche per me. Sarò sincero, non mi aspettavo con voi di andarmene così presto. Mi aspettavo che vi avrei accompagnato fino a Stage 30, l'ultimo show di questa seconda stagione, e fino a tutta la terza stagione. Io mi aspettavo di accompagnarvi per tutto il resto di questo grandissimo cammino. E invece, purtroppo, non sarà così. La Reborn ha avuto la meglio, e ne sono consapevole. E come ha detto Vinklaus lo scorso show, la stipulazione era che chi perdeva se ne sarebbe andato. Quindi, caro pubblico della IPWE, sono qui ufficialmente per rilasciare le mie dimissioni come General Manager della Italian Pro Wrestling Entertainment. Ho fatto la storia in questa compagnia, ho fatto di tutto, ho cercato di dare il massimo a questa compagnia per dare veramente il più grande spettacolo che voi fan potreste mai assistere. Vi ho regalato tantissimo: il ritorno di Corvo, di CK, il ritorno di Judas Steel, varie introduzioni a vari titoli. Insomma, ho fatto veramente tanto, ma mi rendo conto che è il momento di andarsene. Prima di lasciarvi al main event, quello che sarà uno dei più grandi main event nella storia di questa compagnia, ci tengo a dire un'ultima cosa. Complimenti, Niklaus. Sei stato il miglior uomo. Però devi sempre ricordarti che c'è sempre un piano B. Hai rivinto la battaglia, ma ti assicuro che la guerra la vincerà questa federazione. La vincerà il pubblico, ma soprattutto la vincerà la IPWE. Thank you, Vince. Thank you, Vince. Signori, che grandissimo momento. Andiamo al main event. Jay Austin è finalmente diventato il primo sfidante al titolo mondiale da solo.
senza aiuti, battendo testa al crosso. Un traguardo notevole, potrei dire, perché di recente Joe Austin si è sempre fatto aiutare, che sia da un signore della morte oppure da una bomba pazza, però questa volta ha fatto tutto da solo. Vedi Jay, alla fine tu sei il vero supereroe della WWE. Austin, fatelo dire. È questo il motivo per il quale non riesci ancora ad ottenere il mio rispetto. Sei dannatamente testardo. Sei un maniaco! Non sei un eroe, sei un maniaco! Ho dato due persone che sono. Che potrebbero. Che sono convinto ti potranno dare una mano molto significativa. Sono convinto che queste due persone che ho contattato saranno in grado di farlo. Jay, non sei più quello di una volta, non ti riconosco più. Ma io vedevo che qui, in questa federazione, ti stavi comportando nel migliore dei modi. Eri visto da molti come un fottuto eroe. Cazzo, Jay, che ti è preso? Senti, Motoda ci ha contattati, ha contattato me ed Emma e siamo precipitati. Corso subito per cercare di darti una mano. Jay, se c'è qualsiasi cosa che io ed Emma possiamo fare per darti una mano, dimmelo. Diccelo, cazzo. Parla, di qualcosa! È il momento di dirlo. Max e Jay, vi affronterete quest'oggi nel main event. E chi vincerà mi affronterà a stage 25. Jay, questa è la tua ultima sfida. In bocca al lupo a tutti e due. Allora non l'hai ancora capito, mi fa strano. Pensavo che dopo tutte queste settimane avresti finalmente imparato, ma a quanto pare no. Raggiungere la zona titolata massima con le tue forze. E Jay, tu ci sei riuscito. Tu per me ci sei riuscito alla grande. Sai una delle tue doti che apprezzo di più? La tua determinazione e la tua integrità morale. Perché? Nonostante io ti abbia messo contro tutti, ti abbia messo contro i tuoi stessi parenti, tu sei sempre andato oltre, hai sempre puntato al tuo obiettivo, sei sempre rimasto determinato e hai sempre avuto in mente un chiodo fisso. Me. Ti voglio lasciare con un ricordo. Ti farò vedere per un'ultima volta il titolo dei pesi massimi, perché ti assicuro che a stage 25, beh, quel titolo tu non lo vincerai! Nanto kanashii kuchiku, daga watashi ni wa mira. Ningen toyu gaichu kara kaifou sare utsukushiku kagayaku kono daichi no mirai ga risoukyou no kansei made ato wazuka. Ningen domo yo sabaki no toki o matsu ga yoi.
20 stage di pausa sono un'eternità. Judas, innanzitutto volevo darti il mio personale bentornato in federazione. Tu sei uno dei wrestler che rispetto di più in questa federazione. Uno dei motivi per quale volevo venire qui in IPWE era affrontarti. E adesso che sei campione, beh, niente e nessuno può togliermi questa opportunità. In questi show affronterai alcuni dei membri della mia stable e se qualora dovessi riuscire a sconfiggerli, beh, avrai il mio completo rispetto. A Stage 25 non solo ti farò rimpiangere di essere tornato in federazione, non solo ti rimpiangerai di essere diventato campione, ma rimpiangerai di aver conosciuto il vero Black Eagle Jay Austin. Ti farò vedere per un'ultima volta il titolo ai pesi massimi, perché ti assicuro che a Stage 25, beh, quel titolo tu non lo vincerai! We'll be right back.
E forse è la prima volta che lo vedo così determinato, oltre al match contro Motoda di Stage 20. Signori, la grafica ci mostra... Mamma mia. TIPW World Heavyweight Championship. A sinistra. Più cattivo che mai, il Black Eagle. Da un lato... Jay Austin. Ma dall'altro lato invece all'angolo del campione. Una volta campione internet, il primo e più longevo campione internet. E attuale campione dei pesi massimi. Judas. Still. Judas, guarda il titolo. Questa forse sarà la difesa più difficile nel regno attuale di Judas. Sicuramente, penso. Yuto-san, alza! Alza il titolo. E che questo dannato match abbia... inizio. Finalmente! Inizio. Here we go. E Jay. Jay lo manda subito. Fanculo, corre. Oh, oh. Si carica, oh, si carica. Mamma mia. Mamma mia, subito Jay. Subito Jay, è partito fortissimo. No. Judas si rialza. Judas si rialza subito. Gli dice, no, 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 non ci provare, non ci provare. Non ci provare. Lo stalking game. Oh. Mamma mia. Mamma mia. Lo rialza. E inizierà col suo classico striking, ma Jay non glielo lascia fare. Jay, colpo. Oh, oh, oh. Lo evita! E Jay! Jay! Jay ha studiato! Jay ha studiato! Studiato come? Ha fatto i compiti a casa! Prende Judas! Cosa hai in mente di fare? Oddio! Spettacolare! DDT! Tornado DDT! No! Business! Ma Judas non vuole stare a terra! Si rialza! Oh! 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 Swinging around. L'abbiamo vista fare a Motoda. E qua le frecciatine non mancano da parte del campione. Le frecciatine non mancano. Continua Judas. Dio mio. Porca troia. E ora lo rialza. Su. Lo stand e lo prende. Mamma mia. Jay si rifugia fuori dal ring. Judas lo manda a fanculo. Super kick! E lo blocca! Side jacket, bellissimo! Ancora, calcione. Colpo dietro la schiena. Si taglia la gola, Judas. Si dice, si taglia la gola. Fammi vedere quello che sai fare. Shining Wizard! Bellissima! Uno! No, 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 solo conto di uno. Solo conto di uno. Solo conto di uno. Rialza in fretta Judas, lo prende, cosa lo prende. Vuole fare? Oh, bellissimo. Bellissimo, suplex molto molto rapido, molto molto veloce. Suplex molto rapido, esatto, lo prende ancora. Adesso forse vuole chiudere qualcosa. Oh! Che sottomissione! Bellissima! Che sottomissione DJ! Mamma mia, incredibile! Qua Judas, Judas però... Oh, oddio. Oddio! Porta in quarta! Oddio. Oddio. Mamma mia! Oh. E gli dice, dai, 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 svegliati! Dice, tutto questo è tutto quello che sai fare. Jay corre, altra ricarana. Judas si rialza. Jay, che velocità! No. Prende subito, Judas. Lo prende subito. Calcione dietro la schiena. Calcione dietro la schiena. Jay si taglia la gola. Adesso corre. Oh! Judas lo blocca. Bellissima. Uranagi. E chiude subito. Non aspetta un momento di più. Cobra Clutch. Cobra Clutch. Cobra Clutch. Lo stende. Corde. Le corde salvano Jay. E qua il campione se la tira un attimo. Qua il campione se la tira. Ma permettimelo, fa benissimo a farlo. Ora Jay lo rialza, lo gira. Bellissima! Olympic Slam sale, Olympic seconda slam. Corda. Seconda corda. Frog Flash! No!
Frog Splash, no. Ma i due hanno, stanno andando già fortissimo. Oh, lo blocca. Come lo blocca? Calcio sullo stomaco. Mamma mia. Giù da srotola. Combinazione di Jay. Jay lo attende. Lo prende in pieno. Prende lui e prende anche Yuto-san. Esatto, prende tutti. Se ne frega di tutto e di tutti, Jay. Lo riporta nel ring. Lo riporta nel ring. Irish Whip. Ancora all'angolo. Forse vuole andare col Silver Bullet. Silver Bullet. Carichissimo, ma è stanco. Judas non sente il colpo. Ancora lo prende. Judas non sente il Silver Bullet. Poi adesso è lui a fargli questa combinazione. Oh. Prende, lo avvicina, sappiamo, classicone, injury. Injury. Ma dubito che Judas si stoppi, dubito che Judas infatti... si fermi qui. E infatti, Falcon Splash, no, a vuoto, Jay lo prende. Mirare al braccio, giustamente vuole evitare che l'Iron Claw vada a segno. E ora prende Judas. Ancora dal braccio, Judas. Lo prende! Mamma mia! Yuranaki! Innovativo anche questa volta, Judas, comunque. Calcione! Judas dimostra di essere sempre un wrestler rivoluzionario! No! Già! Jay non ci sta! No! Calcio! Judas risponde! Calcione! No. A vuoto! Jay! Ancora no! Anche lui a vuoto! Judas! Mi dice dai! Lo prende! Dragon Suplex, no! Dragon Suplex! Jay evita e non aspetta un altro momento. Va da Judas. Irish Whip. Spallata! I due si scontrano. Black Arrow Spike! Lo richiama! Irish Whip. Spinebuster! Non finisce qui. Oddio. Ai. Mamma mia! Ah. Rialza subito! No! Jay lo manda a vuoto! Lo prende! Alf! E adesso inizia, mi sa Jay. Adesso inizia, sì. Lo prende. Judas dice di no, però. Sa bene cosa sei. Un'altra. Mamma mia, che potenza di Judas. Lo prende ancora. Va a lavorare al braccio. Aia. Questa fa male. Questa fa malino, sì. Aia. È in posizione perfetta. Classicone di Judas. Dottor Willy. Bomba. Uno, due, no. Jay si riprende subito. Body slam. Lo stende. E adesso lo ancora rialza. Continua. Emerald Plosion. Uno, due, no. Niente. Ancora niente. Jay è indeciso. Guarda il pubblico. Si mette sulle corde. Bellissima. Classico. Tope con Ilo. Bellissima tope con Ilo. Rialza Judas. Oh. Serie di ginocchiate. Judas si rialza. Lo mette KO. Ed è lui. Adesso è lui. Non si ferma Judas qua. No. Oh, Stalker in game. Sappiamo cosa vuole fare. È stanco anche lui, però. Aspetta che si rialzi, forse no. Lo butta. E chiude ancora. Un'altra. Sulla barricata, lo sta uccidendo. Schiantando a suon di Yuranaki. E adesso il campione riporta Jay all'interno del ring. Lo chiama. Springboard. Classico di Judas.
E si carica, chiama il pubblico, chiama il lights out, chiama il lights out. E infatti, infatti va Judas. Preso! Lights out. Lo preso! Prende, lo prende, lo prende. Buono! Cosa? 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 Uno! Cosa? Uno! Oddio! Jay! Jay! No! Oh, cacchio! No! Judas! Lo chiude! Prendasene! Prendasene! Brain basta. Prendi ancora. No, Jay non sente Jay, nulla. Non Jay sente nulla. Jay non sente nulla. Jay non sente nulla. Terza corda, corda subito. Attende che il campione si rialzi. Dice: guardatemi, guardatemi. Chiama Giuda. Missile dropkick. Missile dropkick. No, ancora lo rialza, lo rialza, lo rialza. Non aspetta. Lo prende. Alfenalf. Alfenalf lo rialza un'altra volta, lo rialza un'altra volta, calcio sullo stomaco, oddio, oddio, Piledriver DJ Austin, Piledriver DJ Austin, non si ferma, terza corda per lui, terza corda, no, era tre, era tre, era tre, era tre. Yuto ha battuto la mano e Giuda si è riuscito ad alzare all'ultimo. Yuto ha battuto la mano, ma Giuda si è riuscito ad alzare all'ultimo la spalla. Allora Jay lo porta all'angolo. Jay lo porta all'angolo. Tenta di caricarlo. Giuda non ci sta. Oh, oh. No, lo blocca. Lo blocca. God Punch! La potenza. Dio mio. Che main event, ovviamente. Calcio ancora, ancora, calcio, ancora. Calcio. Lo appende, come ha fatto. Lo appende, come ha fatto con molti. Mamma mia. Ginocchiata. Ginocchiata devastante, terza corda. Jay si alza. Ma che velocità. Jay lo carica. Oh mio Dio. Superplex, sì. Superplex. Mi sa che non finisce qui. Non finisce qui. Che non finisce qui. Lo rialza. Lo rialza. Lo gira. Eagle Claw. Eagle. Preso. Oh! Lo prende. Lo prende. Lo prende. Lo prende. Schienamento. Uno. Uno. Madonna. Solo Judas. Conto di uno. E adesso è Judas a rispondere. Adesso è Judas a rispondere. Non credo che questa Jay vada bene. Non credo che questa Jay vada bene. L'ha preso. Extinction. Oh no. Cosa? Adesso è lui. Adesso è lui. Di nuovo terza corda per Jay. Di nuovo terza corda per Jay. Shooting star, no. Ho il mal di testa, ho il mal di testa, corre Judas! Madonna, parte il massacro, parte il massacro del parte campione! Parte il massacro, parte Judas col suo striking Jesus! Lo richiama, gli dice no, fatti in piedi! Oddio! Judas è incredulo. Jay si rialza a fatica. A fatica. E allora Judas. E allora Judas. Cosa vuole fare? Vuole volare. Vuole, ecco cosa vuole fare. Preso in pieno. Dritto sul lato della faccia. Mamma mia. Oddio, Judas. Judas. Oddio, Judas. Spara al top. Spara al top. Oh mio Dio. Oh mio Dio! Ancora! Lo riporta dentro! Ancora! Lo riporta dentro! Terza corda per lui! Lo richiama! Lo richiama! Lo richiama! E dice: facciamola finita! Madonna! Decapitato! Decapitato! Non si ferma più! Ancora! Non si ferma un attimo, Judas! Non si ferma! Non si ferma un attimo! Non si ferma un attimo! Prende Jay!
Jay no. Oh! Calcio. Forse voleva un altro pile driver. Oh! Judas ginocchiata. Oh! Irish whip. No! Lariat DJ. Lariat DJ. Judas si rialza. Lo blocca! Lo blocca! Lo blocca! Lo blocca! Lo blocca! Lo blocca! Fa oh! Ancora! Ancora! No! Jay! Ancora! Jay! Cosa vuole fare? Lo prende! Tenta di chiuderlo! Judas dice oh, no! Madonna oh. Mia! Lo richiama! Lo richiama! Che sequenza! Che sequenza! Mi fa male la gola! Famous Scary! Power! Pom! Centro del ring! Uno! Due! No! No, Jay! Judas si siede! Oh. Judas si siede! Penalty kick sulla schiena! Penalty kick sulla schiena! Jay! Lo prende! Diritti, diritti! Uno! Due! No! Prende Judas! Lo chiude in questa sottomissione! Triangle lumbar! Sottomissione che mamma ha provato! Mia. Sottomissione! Anche in passato per far svenire Axel Cross! No! Judas però non ci sta! Passa dietro! E adesso è lui che vuole fare una transition! Ma no. Jay dice di no! Jay dice di no! Lo prende! Tenta la transition! Falcon Hook! Che tecnica entrambi! Ah, l'ha preso, l'ha preso! L'ha preso! No! No! Jay esce! Lo chiude! Transition! Ancora! Cutter! E Dragon Sleeper! Dragon Sleeper! Però no! Ancora, lo lascia andare! Vuole chiudere un'altra! Questa è citazione a Chris Mike. Citazione a Chris Mike. Anaconda Vice. Anaconda Vice. No. No. Oh. Oh mio Dio. Dragon Suplex. No, anzi, Regal Plex. Scusate. È Regal Plex. È la stanchezza. Te la concedo come Judas lo gira. Judas è incredulo, dice cosa devo Judas fare. Judas è incredulo. Colpo a Jay. Oddio, ne vuole un'altra. No, vabbè. No, rage quit. Un'altra rage quit. Oddio, una terza. Colpo. Sì, una terza. No, vabbè. Lo sta uccidendo di rage quit. Oddio, so già cosa vuole fare. Si è citato Ryan, tocca citare Corvo! Giustamente! No! Jay dice no! Lo stende! Jay lo stende! No! Colpi a Judas! Oddio! Oh. Ebbè! Qua le citazioni... Non si... Oh, mamma mia, Jay, dall'altra parte del ring. Che inquadratura perfetta. Oh, si fa il segno della croce. Coast to coast. Jesus. E mo lo chiama. Cosa ha in mente di fare? Lo prende da dietro. Saito suplex. Lo guarda ancora. Lo prende. No! Tentava. Electric Dagged. Morte elettrica. Morte elettrica. Electric. Dai. Uno. Due. No. Judas non sa più che fare. Oddio. Oh no. Oh mio Dio. Qua c'è solo un modo per battere Jay, mi sa. Ed è veramente farlo fuori. C'è solo un modo per battere Jay. No! Jay! Oddio. Jay! Oh!
Oh no. Oh no. Oddio, oddio, oh, oh Gesù. No. Extinction! Oddio! Oh mio Dio! Extinction! 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 Qui già è finita! Ma no, non penso lo farà. No, lo vuole massacrarlo. Errore qua, DJ. Ma oh, madonna, conto di sei. Qua non gli interessa il titolo. A lui interessa far fuori Judas. Già. Oh. Oh. Conto di sette. Conto di otto. Jay è stanchissimo. Ora però deve schienarlo, Judas, deve schienarlo. Sono d'accordo con te. Lo riporta al centro del ring. Jay è esausto, letteralmente. Esattamente. Ci prova, ci prova. Uno, due. No. No. Balza di pochissimo la spalla, Judas. Balza di pochissimo. Pochissimo la spalla, Judas. Cosa? Cosa? Oh! Oh! Madonna! Oh! 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 Madonna, ancora a calci e dice fottiti, preso in pieno. Occhio, lo prende in pieno. White magic, white magic, white magic, preso. White magic, lo prende. Ma non so schiena. Se si vuole fermare. Non schiena, non schiena. Lo rialza. So cosa vuole fare. Classicone del campione. Liger bomb incoming. Go! No. La schiena! La schiena! Non schiena! Jay, lo prende! Preso! Bellissimo un'altra volta! Lo prende un'altra volta! La schiena di Judas è a pe... E infatti! E niente! Caccio figol! Caccio figol! Caccio figol! Caccio figol! Caccio figol! No! No! Judas! Già è andato tanto così dal cedere. Già è andato tanto dice così fatti dal... avanti. Fatti avanti. Black oh! Moon. Black Moon. Black Moon. Ci prova. Come l'ha sconfitto Stegma. Uno. Due. No. Jay non ci cascherà più. Jay non ci cascherà più. Tenta di prenderlo lui. Judas. Oh. Che fa? Lo prende. Classicone, corda. Classicone. È il momento di una delle sequenze più famose in federazione. Superplex. Superplex. Falcon. Falcon. Arrow. Judas non schiena. Sa che ci vuole di più. Sa che ci vuole sa di che più. Ci vuole di più. Sa che ci vuole di più. Ancora terzo. Jay riesce ad evitarlo. Ricordiamo, Judas ha sempre avuto infortuni alla gamba. E la chiude di nuovo. Centro del ring. Centro del ring. Basta. Di nuovo. Caccia figo di nuovo. Basta. 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 Judas. Che resiste ancora, mamma mia! E dice fatti avanti, fatti avanti! Menalo, menalo cazzo! È messo dalla parte di Judas, vaffanculo! Lo prende, lo chiude Falcon Hook. Falcon Hook, Falcon Hook. Potrebbe essere la fine. Oh! È vicinissimo, accelere Jay! No, no! No! No. Lo prende. Trojan. Terza corda di nuovo. La Shooting Star Press che non gli è riuscita prima. Non gli riesce neanche adesso. Non gli riesce neanche adesso. Un'altra Black Moon. Un'altra Black Moon. Judas lo porta all'angolo. Ginocchiata. Colpo. Oh. Oddio. È lui che va. È lui che va con la cost to cost stavolta. È lui che va con la cost to cost. Cost to cost. Guardate come che rimbalzo il collo di Jay. Che rimbalzo il collo di Jay. Oh. Lo rialza subito. Lo rialza subito. E dice show me what you got, Seth Satan. Seth Satan. Non so quanto gli sia rimasto a Jay. Oh,
Uno, uno, due, due. No! No, no, no. Jay ancora forse riesce a combattere. Lo guarda. Guardatelo. Striscia, si arrampica le gambe di Judas per rialzarsi. Arrampica le gambe di Judas. Si rialza. God Punisher. God Punisher. God Punisher. God Punisher. Punisher. Schienamento ancora. Schienamento ancora. Uno, due. No vabbè. Cosa? Cosa? No vabbè. No vabbè. Judas te sta usando tutte. Ma ne manca solo una forse. Lo chiama, vuole un altro lights out, vuole un altro lights out. Lights preso. Out, lights out. Lo guarda ancora, gli dice hai giocato con il fuoco ragazzo. Esatto, hai giocato con il fuoco. Lo appoggia alle corde. Oh, lo manda, fanculo. Irish Iron Claw. Iron Claw. Iron Claw. E sviene. Jace viene. Jace viene. Che match. Che match. Che fantastico. Cazzo di match. Che match fantastico. Le citazioni erano all'ordine del giorno in questo incontro, diciamocelo. Già. Mio Dio, uno dei miei match preferiti di Judas in federazione a mani basse. Penso il match della serata. Anche a secondo mani me basse. Signori, qua High Fly Flow da parte di Jay. Motoda, Corvo e Ryan sono stati, e anche Chris Mike. Mamma mia. Ma alla fine il campione rimane uno. Ed è lui, Judas Steel. Un applauso ancora al campione per questo match della Madonna. Signori, io non cerco mai di essere di parte, ma stavolta vaffanculo tutti voi. Judas is still your IPW World Heavyweight Champion. Che difesa, che match, che vittoria. E su queste immagini si conclude un altro capolavoro di show. Stage 25 è passata agli archivi. Io voglio sapere cosa ci riserverà il futuro della federazione adesso che Vince Russo ha annunciato un piano B. Jay ancora è a terra e Judas se la tira. Judas se la tira. Continua a festeggiare. Sa quanto è importante questa vittoria. Sotto queste immagini direi che per Stage 25 è veramente tutto. Vi ringraziamo ancora dal più profondo del nostro cuore per sostenere la federazione nel bene e nel male. Grazie per tutto questo tempo che ci seguite. Signori, manca poco alla fine di questa stagione. Ne vedremo delle belle. Signori, da Sandro e Alberto è tutto. È davvero tutto. Ciao ciao. Che spettacolo meraviglioso, signore e signori. Oh, non ho più voce. Qui Judas e Jay Austin faccia a faccia all'interno del ring. E Judas propone una stretta di mano a Jay. Ti devo fare i complimenti, Big Eagle. Ti devo fare i miei più sentiti complimenti. Mi hai messo a dura prova. Mi hai spinto oltre il mio limite. E insieme abbiamo tirato su uno dei migliori main event, non solo di questa stagione, ma secondo me in tutta la storia della federazione. Ti devo ringraziare, sei stato un avversario fantastico. E io lo so che tu sei titubante ad accettare questo mio gesto di rispetto. Ma Jay, ormai ce l'hai fatta. Hai guadagnato il mio rispetto. Questo match era tutto quello che volevo da te. Una prestazione di puro wrestling. Jay, sei un main eventer
Fatto è finito. E da wrestler a wrestler ti chiedo, accetta la mia stretta di mano. Signori! Bellissime parole da parte di Judas. Bellissime parole. E Jay accetta la stretta di mano. Jay accetta la stretta di mano. E ancora continua l'esultanza da parte del campione. Che questo possa portare un po' di cura, un po' di sanità nella mente di Jay? Non lo so. Pensavate di andarvene? Non ancora. Voglio dirvi un'ultima cosa. Anzi, questo è un messaggio a tutto il locker room. Questo mio regno lo ricorderò per sempre. Sono arrivato a Stage 25 da campione e intendo rimanere fino alla prossima stagione come campione. Quindi voglio proporre una sfida a tutto il locker room. A me non interessa sapere in futuro chi sarà il mio avversario, no. Io lo voglio scoprire adesso. Quindi chiunque mi voglia affrontare nel main event di Stage 30 venisse. Io lo aspetto. Il campione non poteva essere più chiaro di così. Forza! Forza! Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo. Dimmi che è lui, dimmi che è lui, dimmi che è lui. Signori! Io non ho veramente più voce, ragazzi, ma quello che stiamo assistendo è la storia di questa federazione. Quello che stiamo per assistere qui è l'ufficializzazione di una delle rivincite più attese nella storia di questa federazione. L'unica volta che si sono affrontati uno contro uno è stata Stage 20 della prima stagione. 25 stage, più di 2 anni di attesa per rivedere questi due l'uno contro l'altro. Ma finalmente, signori, può succedere. Motoda Yamashita è qui e secondo me è pronto per accettare la sfida di Judas Steel. Signori, io ho un hype a mille, non potete capire quanta voglia avevo di rivedere questo match ancora una volta. Signori, signori, porca puttana! Uno dei match più importanti della storia di questa compagnia potrebbe avvenire nel main event dell'ultimo show della stagione. Madonna santissima, non sto più nella pelle. Beh, alla fine sei riuscito a superare anche questa sfida. È incredibile come dopo tutto questo periodo di pausa che hai preso non sei arrugginito di una singola virgola. Però, caro Judas, ti voglio dire una cosa. Nonostante non abbiamo più un general manager, nonostante tu sembri tornato ad essere inarrestabile come una volta, nonostante non ce l'abbia fatta Jay Austin, sappi che toccherà allora a colui che l'Unstable Evoque l'ha sempre battuta strapparti il titolo dei pesi massimi. Hai capito bene, campione? Accetto la tua sfida. A Stage 30 ci sarà Falcon vs Ace 2. E quindi è ufficiale, signore e signore, nel main event di Stage 30, Falcon vs Ace atto 2, con il titolo dei pesi massimi in palio. Questi due, un'altra volta uno contro l'altro, io non vedo l'ora. Il pubblico urla holy shit e ci credo, e ci credo! Sotto queste immagini direi che vi ringrazio ancora una volta per essere stati qui con me Alberto con Stage 25. Alla prossima ragazzi. Ciao, ciao!